Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Allora, fatto spazio, avrete già visto probabilmente il video dove ho fatto già le due prode dei pomodori con i pali, poi metterò i fili e quindi sarà una legatura col filo, ma adesso parliamo invece della coltivazione del peperone e peperoncini in questo cassone e in modalità no dig. Mi sono tenuto largo la distanza giusta da qui e da lì per passare poi con il rasaerba, quindi a me servono circa 57 cm, mi sono tenuto a 60-65 cm da una parte e un pochino in più dall'altra parte. Qui ovviamente poi le fave, quando le toglierò, lasceranno il posto a un'altra fila di pomodori, lì dove sono i pali, e poi ci saranno altri cassoni dalle altre parti. Vediamo adesso la preparazione del cassone no dig per i peperoni. Se non avete i cartoni, va bene lo stesso, c'è soltanto il problema che l'erba uscirà dal compost un pochino più in fretta, insomma. Ho fatto anch'io qualche cassone così, non avevo il cartone e niente, c'è solo un po' più di lavoro da fare, basta. Non so se lo vedete quel vapore, quello è il vapore della fermentazione e che l'ho preso dal centro del cumulo. Quindi oggi è improponibile dover mettere le piantine, le brucierebbe immediatamente. Aspetto domani o dopodomani e intanto vado avanti e lo livello. Il prossimo passaggio è quello di compattarlo e poi aggiungere altro compost fino ad arrivare al livello. Questo è caldo, mi sento molto Giuca Scasella che camminava sui carboni. Ok, aggiungiamo ancora un paio di carriolate e poi siamo a posto. Allora, ho riesumato questa ala gocciolante, ma la usavo forse 6-7 anni fa, me ne era avanzata un po', a un passo 30 tra un foro e l'altro. Voglio fare una coltivazione un po' intensiva dei peperoni, andrebbero messi a 50 cm, 70 sulle file, io li metterò a 30 e 30 e voglio vedere cosa viene fuori, insomma. Per mettere l'ala gocciolante abbiamo bisogno sulla T di un pezzo di tubo. Questo è sempre un tubo da 16 esterno, andiamo danno in mezzo alle scatole, si allarga un po', si infila semplicemente così, ecco da fin dove arriva. Poi il consiglio che vi do è di legarlo con un laccetto, con un qualcosa, un fil di ferro, perché con la pressione potrebbe staccarsi e poi sono dolori perché uno non se ne accorge sempre alla fine. Dan che ha seguito tutti i lavori. Faccio l'ultimo. Il tubo dell'acqua che porta questo cassone l'ho messo sottoterra così posso passare con il rasaerba quando è il momento di pulire.
Ok, adesso questo li devo fermare in qualche modo, invento qualcosa e poi facciamo la prova idraulica. La prova idraulica sta andando abbastanza bene. Vedete? Ora non so se conoscete questi tubi, sono tubi molto semplici. Una volta che arriva l'acqua si gonfiano, restano gonfi finché c'è pressione. Se la pressione è troppa tendono poi a saltare via da qui, per questo vi dicevo di legarli. Ho messo una fila di peperoni e sto provando un nuovo piantatoio della Abrec. E devo dire che è comodo, mi è arrivato ieri, adesso vorrei farne un video, ma prima di parlarvene, insomma, lo uso un po', ci gioco un po'. Comunque lo vedremo poi in un altro video, in modo un po' più approfondito. Ho aspettato 3 settimane buone per farvi vedere la fine di questo video, perché volevo farvi vedere un po' come avevo allestito questo cassone qui. Allora, oltre ai peperoni, ho messo melanzane e ho messo cavoli. E i cavoli sono in consociazione con i peperoni, perché vanno molto bene. Ho finito ovviamente la parte di irrigazione. Adesso avviciniamo un po'. Li vedete bianchi perché 4 giorni fa ho dato il Trissi Prodotti, caolino, bentonite e tannino di castagno. Perché fa molto caldo, è un maggio anomalo, sono 30 gradi, quindi per proteggere le foglie dalle scottature e per evitare che mi arrivino subito gli afidi, ho dato questo Trissi Prodotti, che questo è il terzo anno che lo do. Avrete visto sicuramente il video sul canale, se no ve lo consiglio, dove faccio vedere la preparazione e l'irrorazione e perché si dà. Allora, a distanza di 3 settimane comincio a avere le prime erbacce, le prime erbe che non ci devono stare, eccole qui, però sono molto semplici da togliere. Se viene via la radice meglio, se no si lasciano così. Fino adesso ne ho tolte 5 o 6, quindi è vantaggioso dal punto di vista dei tempi di pulizia, ecco, rispetto a un cassone classico, rispetto alla coltivazione classica. Non ci passo più, non uso nessun tipo di macchinario per togliere le infestanti, faccio tutto a mano. Devo soltanto pacciamare un po'. Come pacciamatura sto provando segatura di legna, ve lo faccio vedere in un altro cassone. Questo è l'ultimo che ho fatto, ci sono delle fragole, cetrioli e quant'altro, verza. Sto provando la facciamatura con la segatura di legna vergine, qui ne ho messi solo pochi mucchietti per capire un attimino, ecco qui sul mais ne ho messo un po' di più, per capire un attimino come funziona, è il primo anno per me e quindi se mi trovo bene nel giro di un paio di settimane, visto che ne ho, farò la stessa cosa anche di là. Ultima cosa, non ho rispettato la distanza minima tra una pianta e l'altra, voglio vedere quest'anno come va, se si danno fastidio, e ho intervallato, come vi dicevo, con qualche pianta di cavolo perché va in consociazione. Bene, dai, è tutto per questo video, volevo solo farvi vedere un po' la coltivazione no dig, è il primo anno anche per me, quindi se sbaglio, insomma, pazienza, sto imparando e mi serve per scuola per l'anno del prossimo anno, dove farò una cosa un po' diversa. Bene, vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete il video e se volete seguirmi sui miei social mi trovate su Instagram e su Facebook. Vi auguro una buona giornata, a giovedì prossimo.